Salve a tutti, oggi parte una nuova rubrica AAA Cercasi Libertà. Siamo in compagnia di Nello Baselice, fondatore del gruppo Logos. Perché questo titolo? Ma Perché credo che tutti quanti noi aspiriamo alla libertà. Bisogna poi capire eh, cosa vogliamo dalla libertà, o cosa intendiamo per libertà, e quale libertà è a misura della, come dire, della profondità e della qualità della vita umana. Credo che questo poi sia un'AAA AAA, cerca se libertà con tanti bundini e, e anche quando si fa un'inserzione pubblicitaria e si, si lancia una specie di bottiglia nel mare. Vediamo un attimino cosa succede. Di sicuro noi partiamo anche da, da quello che oggi non è libertà, la non libertà di chi beve, fuma, sniffa. Eh, gioca d'azzardo da chi passa buona parte del suo tempo incollato a uno smartphone di chi non sa alimentarsi per bene, da chi conduce degli stili di vita che con la libertà non hanno nulla a che fare. Ecco perché queste tre A si riferiscono a in particolare. Sì, sì, alcol, azzardo e altre addiction. Ecco, quindi diciamocelo con molta franchezza, non volevamo svelare l'arcano ma in realtà partiamo da questo, perché da quello che sono anche i dati ufficiali che noi abbiamo in Italia, sono queste tre A, sono quelle che in qualche modo... Ci mettono di fronte a un fatto sconcertante, che oggi in Italia si perde la libertà non per le droghe illegali, sostanzialmente, che sono ancora un grosso problema, il ritorno dell'eroina non va sottovalutato. Abbiamo 100.000 morti all'anno per uso di droghe stupefacenti, alcol e tabacco, e 70 miliardi bruciati per spese sanitarie. Questo ovviamente incide notevolmente sul PIL e questo ci dice come oggi gli stili di vita che levino la libertà o conculchino la libertà dell'individuo siano, guarda caso, correlati all'uso di sostanze che la legge permette di utilizzare. Ogni mese noi ci fermeremo per commentare i fatti più importanti che riguardano le dipendenze. Partiamo però dal tema, il tema dell'alcol, perché nei dati dell'Osservatorio Nazionale sull'Alcol il 90% dei forti bevitori non viene intercettato dalle cure. Cosa significa e questo dato cosa ci fa pensare? Sì, si sono soltanto censiti 72.000 persone che sono seguiti dai servizi pubblici per i problemi alcol correlati a fronte di 720.000 bevitori problematici in Italia dato eh, diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità e eh, ci fa capire che solo il 10% più o meno degli italiani che hanno questo problema hanno questa possibilità di affrontare il tema della perdita della libertà o di un comportamento problematico a causa dell'alcol. Abbiamo il 90% di 720.000 che non sono visti agganciati o seguiti in alcun modo. E questa è una responsabilità che i servizi pubblici devono assumersi eh, e trovare le, le risposte, le risorse giuste per invertire la tendenza. Significa ovviamente lavorare sul miglioramento della qualità della formazione degli operatori addetti ai servizi, moltiplicare i servizi, integrare le risorse del pubblico con un privato sociale che comunque è una grande risorsa nel campo ma soprattutto lavorare per eh, formare gli operatori sociosanitari alla individuazione precoce dei problemi alcol correlati, cioè bisogna tagliare l'erba sotto i piedi prima che in qualche modo eh, il serbatoio dei problemi alcol correlati poi diventi il serbatoio delle cosiddette addiction d'alcol. È aprile il mese della prevenzione alcologica, si è tenuta eh, domenica 10 aprile, la giornata eh, dei nazionali dei club alcologici territoriali. Qual è il messaggio che ti senti di lanciare, alla luce anche di, di queste esperienze che tu hai vissuto in prima persona? Ma Io mh, mi rifaccio ovviamente all'esperienza vissuta a Pietralcina, che abbiamo fatto. E lì sicuramente abbiamo un popolo di famiglie, che non è piegata su se stessa, schiacciata dalla vergogna, dallo stigma, dal senso di colpa, dall'angoscia di aver vissuto, di essere come dire, di dover convivere con un problema che non si risolve mai. Abbiamo trovato bimbi, ragazzi, eh, persone di ogni età, sorridenti, con la voglia di comunicare la bellezza e il gusto di una libertà ritrovata. E credo che questa sia la cosa più bella. Siamo passati dalla testimonianza dello scampato pericolo alla voglia di essere cittadini attivi e responsabilmente eh, partecipi anche della qualità della vita di tutti. Quindi le famiglie dei club oggi non sono, come dire, soltanto la testimonianza che si può uscire da un problema e questo è importante per chi ancora ci si dibatte, ma sono anche una risorsa utile per costruire un modello sociale che sia alternativo allo sballo, che sia alternativo chiaramente ai problemi sociosanitari che il consumo di alcol e di altre sostanze determina. Club Alcologici Territoriali che fanno parte dell'Associazione Nazionale ICAT, eh, di cui era un membro attivo eh, Gianni Carrassi, che purtroppo è venuto a mancare eh, in questi giorni. Io penso che quando mi riferisco a persone gioiose, a persone che comuni comunicano una gioia di vivere, Gianni è una di queste persone. È, una, è la prima persona che io ho nel, davanti agli occhi. Posso ricordare Demetrio, posso ricordare centinaia di amici che ci sono, che non ci sono più, ma che sicuramente restano dentro perché ti trasmettono ancora oggi, anche se fisicamente non ci sono, questa gioia di vivere. E io devo dire, grazie a loro, se. Ho avuto il piacere e l'onore di poter crescere anche su questa cosa perché sicuramente sono queste le persone che ti danno la voglia di affrontare anche delle difficoltà che in certi momenti ti verrebbe anche, la, diciamo, di mollare e, di, non, e di, come dire, di battere in ritirata. Grazie a Gianni, grazie a Demetrio, grazie a tanti amici, grazie a Giancarlo, grazie a Luciano, grazie a tanti che non ci sono ma grazie a tanti che ci sono e che ancora continuano su questa strada a seguire questo bellissimo esempio. Sono, infatti la parola giusta è esempio e il dato dei bevitori che non vengono intercettati dalle cure e quindi non vengono seguiti fa riflettere molto sulla consapevolezza a cui bisogna eh, aspirare per quanto riguarda i problemi alcol correlati perché manca la consapevolezza, lo ribadisco, di avere un problema. Sì, discutevamo qualche giorno fa con altri colleghi che mentre rispetto all'azzardo c'è l'urgenza e il dramma del portafoglio e della cassa di famiglia che si svuota, eh, sull'alcol purtroppo essendo come dire, ritenuto un comportamento in cui sgarra il più debole e il più, più fesso, scusatemi il termine, quello un po' più che non ce la fa, mentre i più dritti ce la sanno fare, io credo che bisogna sfatare questo mito. L'alcol è una sostanza psicoattiva, una sostanza tossica, che come il tabacco è un grosso problema di salute pubblica e va affrontata con la stessa serietà con cui si affronta il problema del tabacco. Dall'alcol ci spostiamo al gioco d'azzardo. Eh, secondo te è possibile creare un sistema integrato tra eh, enti istituzionali, statali e associazioni di volontariato per arginare questo fenomeno che comunque è in continua ascesa, soprattutto tra i giovanissimi? Io credo che eh, ciò che abbiamo vissuto prima con gli stupefacenti e poi con l'alcol... Eh, se non sono un, come dire, un esempio per non ripetere gli errori del passato, vuol dire che proprio noi in Italia eh, siamo votati al Carachiri. Mi spiego. Eh, credo che oggi la risorsa sociale, la risorsa eh, delle municipalità, la risorsa anche del, di tante associazioni che non si interessano della, della cura o dell'accoglienza, ma si interessano proprio del degli stili di vita, quindi anche della sensibilizzazione, della denuncia, della promozione di modelli diversi anche di gioco, un gioco sano. Ecco, io credo che questo debba far capire come una forte cooperazione tra un sociale che già si è organizzato da anni e un pubblico che arranca, penso soprattutto al sud, dove, come dire, la difficoltà di fronteggiare le addiction già vecchie. Ehm, impediscono oggi di dispiegare risorse eh, anche umane per affrontare il problema del, dell'azzardo. Bene, io credo che se si riesce a costruire una rete in questo senso possiamo sicuramente scrivere una pagina diversa. Voglio citare a questo proposito anche un'esperienza importante di un sistema sperimentale nazionale di sorveglianza sull'azzardo di cui il gruppo Logos fa parte. Abbiamo partecipato proprio qualche mese fa. A Roma, ha un seminario conclusivo di un progetto sperimentale. Un progetto che vede la presenza su tutto il territorio nazionale di realtà del pubblico e del privato sociale, che insieme stanno costruendo un sistema di monitoraggio. Credo che già il lavoro avviato attraverso questi centri sperimentali potrà essere un utile battistrada anche per il lavoro che l'Osservatorio Nazionale sull'Azzardo, che è stato come dire, insediato il 14 aprile scorso, eh, potrà prendere in considerazione nella misura in cui sarà chiamato anche a, a, a verificare la distribuzione anche di risorse economiche e di risorse finanziarie per eh, implementare le reti no, di contrasto e di fronteggiamento dell'azzardo. Perfetto, ti ringrazio Nello per questo momento di informazione di confronto anche su queste tematiche legate alle dipendenze. Diamo appuntamento alla prossima puntata, potete iscriverci, contattarci sui i profili di eh, Anilo Baselice e Studio Stratego che eh, cura questo, questa rubrica. Tuo... E a... Ah, a... Cercasi libertà. Grazie a tutti, alla prossima puntata.